Ringraziamo Andrea per quest'altra lettura bellissima. Noi ovviamente non abbiamo in nessun modo esaurito la complessità di questo libro, che in nessun caso può essere assegnato ad una semplice raccolta di poesie, di frammenti, ma che costruisce proprio un percorso. Credo che questi due testi, per quanto in maniera sporadica, abbiano veramente individuato i due poli del baratro su cui si muove un autore del genere. E però, insomma, adesso, visto che il tempo un po' tiranno, io mi sposterei, grazie ad Arianna, un po' sull'altro grande progetto, quello un po' più, finora quello più strutturato che tu hai dato alle stampe, cioè i pezzi di prosa contenuti nel volume miscellaneo che avevo ricordato all'inizio, Prosa in prosa, con una sezione, quella che ti appartiene, che si intitola Prati. Ora poi forse sarai tu a dirci, a raccontarci un po' che cosa è stato per te questo sconfinamento di genere. Io mi limito solo a considerare, nella pura e semplice esperienza del lettore, quanto in realtà, pure dentro questo sconfinamento di genere, anzi proprio in virtù di questo sconfinamento, ho notato una fortissima prossimità con il tuo lavoro in versi, perché tutta quell'attenzione ai frammenti, che si traduce poi nella figura stilistica dell'enumerazione, che percorre la distrazione un po' dall'inizio alla fine, torna estremamente caricata di significato e di possibilità espressive proprio in un genere come, o in un non genere come quello della prosa in prosa. Questo stesso rilievo forse del genere non genere l'avevamo già fatto chiacchierando un po' con Marco Giovenale, che non a caso è un altro dei tuoi compagni d'avventura in questo volume. Cosa aveva detto lui così? Io sono sicuro di non sbagliarmi. Lei aveva apprezzato il fatto che in effetti non si sapesse bene come definirla e che questa sua non definizione conservasse ancora parecchie possibilità e potenzialità ancora inespresse, proprio perché è ancora un campo di tensione estremamente poco sperimentato anche e soprattutto dalla critica, perché poi invece a livello autoriale siete diversi a tentare questa strada. Per cui io ti chiederei di darci un'altra lettura ancora, questa volta però Dei prati. dai prati. Prato numero 3, punta secca. Succede prima o poi di avvicinarsi al prato, non direttamente, come se uno ci camminasse sopra o in mezzo, ma per una mediazione di cui è responsabile una persona, un individuo incontrato per caso, più vecchio di te, che finisce con l'invitarti a casa sua. Non te ne parla subito, ma tu alla fine lo capisci. Mentre ti rovescia un po' di vino nel bicchiere, lui dipinge prati. E ovunque, per l'appartamento, poggiano su tavoli, comò, librerie, contro pareti d'armadi, piccole tele, a volte sono carte, neppure colorate, ma attraversate da tratti di china. Sono prati neri, nervosi, come una tempesta di aghi, senza nient'altro che appaia, rischiare, interrompa il formicolio dei tratti. Il prato è quindi concepibile nel suo isolamento, come una cosa evidente, solitaria, apparentemente semplice, ma che può cominciare a sfuggire a chi lo dipinga o disegni più di una volta, come angustiato, e ci ritorni poi a completare il lavoro, o almeno così lui pensa all'inizio, ma dopo il lavoro non si completa. Si apre a un disordine ansioso, il prato rimane ancora e sempre da fare, alcuni tratti non sono mai quelli elementari, semplici. Sono di nuovo forzature, testarde forzature, segnali di prato, non parti buone di prato. Bene, ti ringrazio molto per questa lettura e volevo cominciare proprio da questo prato in particolare perché, essendo messo anche come primo testo, mi sembra abbia un valore programmatico in un certo senso. Il lettore viene catapultato in casa di un pittore di prati e quindi la prima forma di prato con cui ha a che fare è il prato come rappresentazione, in un certo senso. È un prato staccato, artificiale, che letteralmente ricopre l'appartamento di questo pittore, perlomeno da parte di un lettore. Della mia esperienza di lettura. E
Quindi da un certo punto di vista questi prati che su foglie, su tere si affastellano per l'appartamento di questo pittore possono essere considerati un'allegoria del testo. Io ho pensato un'allegoria, se non vorrei usare un termine improprio, però li ho pensati come sì, l'allegoria di una pagina scritta, qualcosa di simile a una pagina scritta. E quindi questo prato, anche come viene descritto, nei termini in cui viene descritto, potrebbe essere una la figura di prosa, dei testi, dell'oggetto letterario di prosa in prosa. Infatti questi prati, i prati in questione vengono descritti come neri, nervosi, come una tempesta di aghi, come un formicolio di tratti. Come infatti la lingua che tu scegli per, come metodo espressivo è frantumata, ellittica, piena di cambi di focus, e con periodi formati da proposizioni molto numerose e scandite dal ritmo delle virgole. E, ecco, la domanda sarebbe come ci sei arrivato a questo tipo di espressione, a questo tipo di lingua, e a che cosa ti è servito questo tipo di scrittura? Quale necessità hai cercato di soddisfare? Sì, diciamo, c'è probabilmente un mi riaggancio anche a quanto diceva prima Matteo, il legame tra il verso e questo tipo di prosa. Secondo me è dato, appunto, e lui citava la forma retorica dell'enumerazio, dell'elenco, del catalogo che io uso, in modo di cui io anzi abuso, uno dei miei elementi più ricorrenti. Allora, qui c'è una questione che è relativa alla energia, cioè un testo che sia poetico, che sia in prosa, poi la cosa per me non è particolarmente pertinente da un certo momento in poi questa differenza, per me deve implicare una sorta di energia. Energia che richiami quella che è l'energia dentro cui noi viviamo la realtà quando la viviamo in modo intensificato, che poi sono in genere sempre dei momenti critici o dei momenti al contrario particolarmente gioiosi. E, in qualche modo è il grado di, non tanto riproduzione della realtà, ma di connessione, di parentela con la realtà, questa sorta di dimensione intensificata. E i prati e tutto il meccanismo, come dire, ritmico, retorico, sintattico, sono organizzati sopra questa sorta di, intorno a questa sorta di dire precipitoso, e nello stesso tempo instabile, quindi il bilico ritorna ancora una volta, e seguendo quasi una sorta di ritmica da batteria jazz, in levare, quindi con una sorta appunto di ritmo, con una cadenza che slitta, che non è mai prevedibile, programmabile. Ecco, quindi dal punto strettamente formale a me è questa la cosa che affascina in più. Se poi dovessi dire come questo tipo di fraseggio lungo, tempestato di virgole, di digressioni, che sono in realtà una sorta di ritmicità interna, viene, credo che ci sia un modello che per me è stato estremamente influente, forte, spero non fagocitante, che è una certa prosa di Beckett tra una parte della trilogia e i testi subito dopo la trilogia, che sono quei testi per nulla, quindi tra gli innominabili testi per nulla. Ecco, per me questo è uno è una sorta, come dire, di modello ancestrale puramente formale che io poi credo di aver elaborato in direzione di quelle che sono le mie poi ossessioni più tematiche, figurative. Certo, sì.
Infatti apposta, anche parlando di rapporto tra forma e storia e sociale, società, io noto perlomeno una congruenza, un equilibrio, se si può parlare di equilibrio, tra le tematiche che vengono fuori, i personaggi, le soggettività che vengono fuori, che abitano queste prose, e la forma utilizzata, quindi c'è una buona, una molto suggestiva compresenza di queste due. E quali sarebbe? No, nel senso, perlomeno a livello della mia esperienza di lettura, le storie che vengono fuori, le soggettività con tutte le loro i loro frammenti di ricordi, più o meno ricostruiti, come per esempio faccio riferimento ad esempio all'infanzia, al Prato che parla dell'infanzia ricostruita. Riescono bene a esprimersi e ad avere ad essere dense e a comunicare, ad essere forti espressivamente, proprio grazie a questi espedienti formali, figure stilistiche, e questa prosa nervosa, ben scandita dalle virgole, e anche con gli accostamenti anche abbastanza sconcertanti che tanto vengono fuori, che rendono la lettura, rendono l'opera così complessa che a ogni lettura si arricchisce. E questa è una cosa che ho notato molto perché l'ho letta diverse volte, e ad ogni lettura il testo assumeva un altro tipo di luce, venivano fuori delle sfaccettature in più dei personaggi, se così si possono parlare, o perlomeno delle soggettività che tracciano le loro traiettorie nei prati. Siccome poi su prosa in prosa ci, come dire, si è fatto da un lato un grosso sforzo per non capire, che poi non c'è così tanto da capire che cos'è questo tipo di scrittura. Diciamo, io mi ritrovo, almeno le mie ambizioni rispondono un po' a quello che tu dici, cioè un testo che si presenta in questo modo, che mantiene questa sorta di oscillazione semantica possibile, di ambiguità di fondo, pur nella struttura molto più serrata della prosa, per me è imparentato sufficientemente con quello che noi chiamiamo poesia per vedere che c'è una sorta di familiarità, senza per questo dover avere tutti come dire, i caratteri, quello che noi chiamiamo le convenzioni, così. Di quello che chiamiamo così. Sì, sì, sì.